di questo nuovo video da Devonimo 2.0.0. Vabbè, questo non mi interessa. Questo video si parlerà della recensione di Endgame, bellissimo ragazzi come film, a mio parere è molto bello, ovviamente andatelo a vedere ragazzi. Però prima di guardare quello dovete guardarvi, se non vi siete visti tutti gli Avengers, se non ve ne frega un cazzo, andate a vedere perché vale la pena vederlo. Molto bello, grafica. Vabbè, figa, comunque è sempre la Marvel, non stiamo parlando di... Comunque, sono sempre belli i film della Marvel. Idea carina, forse l'hanno svolta un po' male. Volevano fare, secondo me, troppo. E per fare troppo si sono troppo ammucchiate le cose, quindi... All'inizio, vi dico solo questo, all'inizio è stato troppo lento. Io mi sono perso 20 minuti, sono tipo... Super dispiaciuto per questo, perché... Film così, perdere 20 minuti è tipo bestemmiare, ma non dirlo, vado a rivedere perché è da rivedere almeno 3 volte. Solo la scena finale, raga, è bellissima. Un po' io ho pianto, però pochissimo, ragazzi, perché comunque non sono uno che piange. Però, bello, per gli appassionati andrò a vedere tutti. Credo che è inutile che parlo di chi ci devo andare, perché ci saranno andati gli appassionati veri. La gente mi dice, ma mica se sei un appassionato vero ci devi andare nei primi 3 giorni. Secondo me sì, perché... Vuol dire è proprio un film che aspetti da una cifra e lo vai a vedere appena esce, secondo me. Perfetto, sono morto. Ragazzi, cazzata a parte, veramente bello e... Comunque, grafica buona, non eccezionale, e molto più bella Infinity War, tutta la vita. Se solo la parte finale è molto più bella di quella di Endgame, però Endgame, la parte finale è veramente, veramente bella. Io sarei andato al cinema solo per vedere la parte finale, perché è veramente una cosa straordinaria, straordinaria. E da 3 giorni che faccio live su... Recensione Endgame, solo che tanto entra poca gente, invece almeno nel video qualcuno me lo visualizza. E in uno di questi giorni credo che uscirà un video con due miei amici su... che ho girato, vabbè, l'ho fatto qualche giorno fa, su il gioco dell'Oca all'incirca, che ti spari a questa palla e quella scende su un numero, sempre su Fortnite, su creativo. Non so il codice perché l'hanno messo i miei amici, però raga, poi scrivere, se mai glielo chiedo ve lo metto sotto in descrizione, lo dico ma poi non lo faccio, quindi non dire che lo dico. E figo, molti molti colpi di scena, però adesso no, l'ultima ora ti fanno restare tutto, devi stare attento a ogni cosa che succede, perché se no le prime 2 ore non c'è qualcosa che ti attrae come nel primo, in Infinity War, intendo. Perché in Infinity War tutto il tempo sono stato così, non sapevo quello che succedeva dopo e quindi sono stato sempre così in ansia. Invece in Endgame no, le prime 2 ore, come ho detto, sciacquo, in senso scontato. Potevano fare qualcosa di molto più carino, però il film, raga, straordinario come ho detto, andarlo a vedere al cinema perché quello ne vale la pena, pure se stare con gli amici così non me ne frega niente, non c'è più un cazzo da fare, andare a vedere, ma perché no, non perché voglio far spendere i soldi, perché comunque è proprio bello da vedere, anche se non avete visto gli altri sti cazzi, però è proprio da vedere tutti insieme, perché comunque supereroi da piccoli a tutti piacevano, che non piacevano i supereroi dei piccoli, non scrive nei commenti e me lo bagno, ma no, veramente raga, perché i supereroi sono sempre piaciuti a tutti. Tutti credo. Chi non sono piaciuti, rare persone non mi sono piaciuti mai i supereroi. Rare per una persona non piacciono i supereroi, adesso da piccolo. I supereroi, Hulk, pure della DC è uguale, tutti e due. Un supereroe di sempre. Adesso da piccolo ce l'hai una cosa di un supereroe. Ragazzi, scrivete in descrizione, sì, in descrizione, nei commenti. Qual è il vostro Avengers o eroe preferito? Vabbè, Scintini, vabbè, Angelini. Comunque bello, raga, perché
molti cose, sono molti personaggi. Vabbè, dopo un botto di film, un botto di personaggi almeno muoiono, scusate per lo spoiler. E non vi dico chi. Capitano America diventa vecchio, Vedova Nera diventa. Vedova Nera si butta per. Non mi ricordo per quale gemma, non la ricordo bene. Ragazzi, giustificatemi, l'ho visto un po' di giorni fa. Vabbè, porco d'inci. E raga, ve lo consiglio comunque, andate a vedere perché è veramente bello, anche se finale inaspettato, perché l'ho visto il secondo, stesso subito quando è uscito, finale inaspettato, come meno persone che, stesso, poche persone ora lo andranno a vedere senza spoiler, pochissime, su proprio chi si chiude dentro casa e non si vuole far spoilerare, perché sennò il resto delle persone già sanno la fine o sanno almeno chi muore. E alla fine Iron Man toglie le gemme a Thanos. Thanos dice: "Io sono Thanos", e fa così, ma non ci riesce. E Iron Man allora prende nella sua armatura, nasce così, spawna il guanto dell'infinito. Così Iron Man schiocca le dita e muore. Bellissimo. Poi funerale funerale di Iron Man con tutti. E si vede Capitano America che diventa vecchio perché torna indietro nel passato per riportare le gemme. Solo che preferisce invecchiare ballando con la ragazza che gli piaceva, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè, raga, per questo video è tutto. Se vi piacciono altre recensioni anche di altri film o altre cose del genere, fatemelo sapere in descrizione. Bella, raga.